si sta impegnando nella nostra città, pensando soprattutto alle problematiche del futuro della nostra città, le sue prospettive, una visione sul futuro di Roma, parlando soprattutto di contenuti, di progetti, di programmi. Tra le iniziative che stiamo portando avanti, una a cui diamo molta importanza sono queste, abbiamo chiamato le lezioni, i master di Visione Roma. Sono rivolte soprattutto ai giovani, ma non solo ai giovani, e il loro scopo è soprattutto contribuire, per quello che può fare Visione Roma, a costruire una nuova classe dirigente per la nostra città. Ci occupiamo di tanti problemi, ma anche di Roma, ma anche dei problemi delle persone che riguardano chi vive, i cittadini di Roma, ma riguardano poi i cittadini di tutto il nostro paese. Tra i problemi più importanti, ovviamente, affrontiamo anche l'attuale fase che si sta vivendo nel nostro paese e in tutto il mondo, il rapporto con il Covid e le conseguenze. Conseguenze nella vita di tutti i cittadini, sulle persone. Oggi affrontiamo il rapporto tra sociologia e Covid, che riguarda sicuramente Roma, ma riguarda tutto il paese. E io darò subito la parola a Elena Battaglini, faccio solamente una rapidissima presentazione degli amici di Visione Roma, mentre le illustri presenze nel nostro dibattito sarà fatto da Elena Battaglini. Benedetta Tamburini, degli amici di Visione Roma, che cura il proprio master, Michelangelo Guzzatti e Gianfranco Piccioni. A te, Elena, anche di ricordare il successivo masterclass del 12 novembre. A te la parola, Elena. Grazie infinite Claudio, grazie dell'invito che hai fatto a tutti noi, anche i presenti, a partecipare al vostro dibattito, alle vostre riflessioni sul futuro, sul presente, sul futuro della nostra città. E come sociologa del territorio, appunto è così che mi hai invitato, ho pensato anche in questo periodo di indirizzarvi delle nostre masterclass sul tema dei saperi, delle competenze, soprattutto sulle lenti che la sociologia, in particolare la sociologia dell'ambiente, del territorio, può dare sui fenomeni sociali, economici, sugli effetti inattesi, direbbe Ulrich Beck, della pandemia. Appunto, iniziando e prima ancora di presentare i nostri ospiti, mi vengono in mente proprio in tema di territorio le parole del Presidente del Consiglio Conte di ieri durante la sua intervento alla stampa. Diceva appunto che la pandemia corre ovunque, però le misure che sono state appunto indirizzate dal nuovo DPCM sono territoriali. Ecco, come studiosi di sociologia del territorio, tentano di essere territoriali. Come studiosi di sociologia del territorio, e qui abbiamo tra di noi, e poi li presenterò, due ordinari di sociologia urbana che afferiscono appunto alla comunità di sociologi e sociologhe, autori di questo bel volume di cui vi parleremo. Ecco, dicevo, come studiosi di sociologia del territorio abbiamo ragione di pensare che già questo tentativo di articolare territorialmente alcune misure di gestione del rischio tengono in qualche modo, conto degli effetti complessi delle numerose variabili culturali, ambientali, economiche e sociali che contestualmente devono essere considerate nella gestione del rischio pandemico. E proprio con queste lenti, con questi saperi, con queste competenze, che anche in questo volume la comunità dei sociologi e delle sociologhe dell'ambiente e del territorio italiani hanno voluto indirizzare, ho pensato di organizzare questa masterclass per Visione Roma proprio a partire da questo volume. Perché il territorio è importante. Anche in materia di Recovery Fund, e ne parleremo nella prossima masterclass qui su Visione Roma, l'attenzione ai territori, alla ricucitura tra aree interne e centri urbani, tra società e comunità, è cruciale. E qui abbiamo i curatori del volume
manifesto dei sociologi e delle sociologhe dell'ambiente. Abbiamo con noi a discutere, a contribuire a queste riflessioni che vogliamo fare a partire da questo manifesto, da questo volume da poco edito le edizioni di Milano. Vogliamo appunto parlare di queste relazioni complesse tra comunità e territori, tra natura e cultura, tra appunto con le lenti e con le lenti dei nostri saperi e delle nostre competenze. Dicevo appunto l'importanza dell'attenzione ai territori. Abbiamo tra noi Giampaolo Nuvolati, ordinario di sociologia urbana all'Università Milano Bicocca, curatore insieme a Sara Spano, che è sempre qui tra noi, assegnista di ricerca sempre a Milano Bicocca. Sono i curatori di questo volume in cui 47 sociologi e sociologhe dell'ambiente e del territorio durante il lockdown, con una struttura di lavoro comune, hanno voluto contribuire con i loro saperi, le loro conoscenze a evidenziare, a descrivere, se non interpretare, gli effetti inattesi complessi che la pandemia Covid evidenzia come un evidenziatore nelle nostre società. Dicevo l'importanza dell'attenzione ai territori. Come scrive Raghuram Rajana, economista della Bose School of Business dell'Università di Chicago, proprio in questa pandemia, senza comunità, senza l'attenzione alle articolazioni territoriali dello sviluppo e degli effetti inattesi, gli effetti complessi di questa pandemia, vanno in crisi anche lo Stato e il mercato. Ecco, tra i settori specialistici delle scienze sociali, lo statuto disciplinare della sociologia dell'ambiente e del territorio consente di far fronte a queste sfide, mostrando di saper tenere assieme, ed è molto importante, non un pensiero monolineare, monocausale, Covid-effetto, ma delle lenti, degli apparati concettuali, teorici, delle cassette di attrezzi, di tecniche che consentono di tenere assieme l'analisi dei fenomeni sociali, economici e spaziali con il tema della pandemia. Come scrive un grande maestro, perché è importante il territorio e quindi perché è importante avere le lenti corrette per descrivere i fenomeni territoriali, per osservarli e anche per tentare di individuare delle possibili linee di policy. Non è il nostro lavoro, però spesso molti nostri lavori hanno dato delle indicazioni, delle conclusioni e raccomandazioni di policy che poi a livello territoriale o nazionale stanno indirizzando almeno di alcune dimensioni di alcune politiche pubbliche. Dicevo, come scrive un grande maestro della sociologia, non è qui tra noi, Alfredo Mela, perché la nostra sociologia, la nostra disciplina si caratterizza per interpretare il territorio in tre modi. Perché il territorio è importante per noi e come lo definiamo? Ecco, la sociologia del territorio e dell'ambiente definisce e analizza il territorio, nelle parole di Alfredo Mela, come intanto come contesto generativo dell'analisi sociale, sia a livello individuale, sia a livello collettivo e anche contesto della formazione di strutture, di comunità, di aggregazioni sociali e anche di definizioni. Due, il territorio è un prodotto di un processo di costruzione sociale. E tre, il territorio, nelle nostre lenti, nel nostro apparato concettuale teorico, può essere anche considerato come un medium attraverso il quale gli attori convergono, gli attori sociali, gli stakeholder dei processi di sviluppo territoriale, di governance, di pandemie come queste, convergono nella definizione di pratiche o politiche. Ecco. Proporre in questa masterclass il volume, il manifesto redatto da 47 studiosi e studiose di sociologia dell'ambiente e territorio sui processi evidenziati dalla pandemia SARS-CoV,
Significa tentare di osservare i problemi e fare anche forse proposte di governance urbana e territoriale, anche a partire dai saperi e dalle competenze di questa nostra comunità. Guardate, io ho lavorato tantissimo in ricerche internazionali con tanti studiosi e ho peccato che i nostri studiosi giovani non pubblicano ancora all'estero, ma ho sentito proprio alle spalle la ricchezza della produzione culturale e scientifica, la tradizione degli studi sul territorio che la nostra Italia, la nostra comunità porta con sé. E per concludere e dare poi la parola ai curatori del volume, volevo dire due parole su quali sono i nostri saperi. Ecco, avendo anch'io contribuito al volume e avendo fatto io stessa nel lavoro che sto facendo in tanti territori italiani in questo momento, e sono proprio, mi sento abbastanza in trincea, ho attinto io stessa dai saperi di questo volume, messi in luce da questo volume, e ho tentato, per concludere questa mia prima presentazione, di evidenziarle. Poi non so se Giampaolo vorrà ulteriormente articolare questo discorso. Quali sono i saperi, quindi, che informano le lenti con cui guardare il territorio, i processi territoriali urbani, dicevo, rurali? A noi non piace questa dicotomia urbano-rurale, per questo parliamo di territorio, no? È sempre un abitare, sono comunità che abitano. E dicevo, quali saperi? Saperi sono importanti perché poi indirizzano delle competenze. Partiamo dai saperi. Ho individuato in questo volume almeno tre ambiti di saperi. La capacità di riconoscere la complessità e la multidimensionalità delle dinamiche di un territorio. Due, la capacità di cogliere l'interconnessione, la relazione, esistenze tra le diverse componenti di un territorio. Quando si parla di un territorio si parla non solo di un ambiente costruito, no? Ma anche della dimensione culturale. Che afferisce per esempio alle conoscenze tacite, alla dimensione socio-economica e organizzativa di un territorio. Tre, la capacità, quindi il sapere che indirizza la comprensione dei fenomeni territoriali attraverso una cassetta degli attrezzi con un apparato metodologico quali quantitativo specifico. Guardate, in una società della conoscenza è molto importante distinguere tra quelli che noi chiamiamo i dati e le cornici di senso, quindi anche le cornici di ricerca, le cornici di senso in cui si costruiscono questi dati. E non lo finirò mai di ripetere. Come diceva Nietzsche, un dato non è un vitello muto. In questo volume si intravede questa capacità di costruire, come diciamo noi, dei dati in relazione a delle cornici, a un apparato teorico, quindi a un apparato concettuale di senso robusto, ed è importante questa. Quali sono le competenze? Perché questo è importante. Poi alla fine di questo sapere, che ne facciamo? Nella struttura ne parleranno. Noi siamo partiti dai saperi per individuare attraverso le lenti dei saperi i problemi e per dare delle proposte. I saperi informano delle competenze e la nostra comunità ha dimostrato di avere queste competenze. Tre, la capacità di analizzare, interpretare specifiche forme sociali, economiche, istituzionali che caratterizzano i territori. Spesso, parlando di territorio, ormai questa è una parola in bocca a tutti, si confonde spesso la parte con il tutto. Si devono tenere assieme le relazioni tra queste dimensioni. Due, la competenza relativa alla capacità di interpretare anche queste relazioni e i rapporti e gli studi prodotti, per esempio, da agenzie e centri di ricerca nazionale e internazionale, degli enti pubblici e privati che si occupano di territori. Spesso, appunto, ormai presumono di fare scienza anche dei giornalisti.
Ma comunque fanno benissimo il loro no lavoro, però si tratta anche di poter interpretare, integrare i loro studi e leggerli attraverso delle cornici di senso della complessità di un territorio. 3. Utilizzare strumenti di metodologia della ricerca sociale applicandoli allo studio del territorio. E questo porta a delle metabilità. Ma di questo non voglio tediarvi, voglio subito lasciare la parola a Giampaolo Nuvolati e a Sara Spano dopo per indirizzarci quanto hanno appreso e quali sono gli aspetti più importanti di questo lavoro di una comunità di pratiche, oltre che un ecosistema cognitivo come la nostra comunità di studiosi. Grazie Giampaolo per quello che ci vorrai dire. Bene, grazie a voi intanto per questo invito molto gradito, perché noi abbiamo proprio realizzato questo manifesto con l'intento di divulgarlo, di far sì che tutti possano discuterne. È stata un'iniziativa che ha riguardato un ampio numero di colleghi, ma è stata un'iniziativa molto sfidante e tra l'altro io non so se queste sfide sono state in un modo o nell'altro affrontate e quale può essere stato il nostro contributo. Io direi però che ci sono tre sfide che abbiamo cercato di affrontare, tre sfide che riguardano tre momenti critici che oggi interessano le nostre società e interessano le nostre società anche dal punto di vista della scienza. Quindi io oggi sostanzialmente non parlerò della crisi sanitaria, non parlerò della crisi economica, parlerò invece di tre altre crisi che poi hanno a che fare molto anche con la ricostruzione del territorio, con le dinamiche urbanistiche e quant'altro. Queste tre crisi sono uno di tipo, e quindi le tre sfide che noi abbiamo affrontato, sono una è la crisi epistemologica, l'altra è la crisi previsionale e la terza è la crisi, e quindi la sfida di tipo progettuale, quindi epistemologica, previsionale e progettuale. Il manifesto ha cercato di affrontare e di mettersi alla prova nel risolvere, nel vedere come si poteva in un modo o nell'altro contrastare questa situazione critica. Partiamo dalla crisi epistemologica. Che riguarda appunto la forza, la capacità che hanno le scienze nel cogliere la realtà, nel descriverla, nel dire ciò che sta succedendo. Allora, questa è una crisi che ultimamente ha riguardato anche le scienze dure, perché, come dire, la medicina non è stata proprio in grado di capire che cosa stava succedendo. E quindi diciamo che in un modo o nell'altro questa crisi ha riguardato anche altre scienze, anche altre discipline. Avevamo gli strumenti non soltanto per risolvere il problema, ma per capirlo, per leggerlo, no? Questa è l'epistemologia, è la scienza che sostanzialmente si occupa della capacità che ha la scienza stessa di capire la realtà. Quindi era un problema di tipo cognitivo, capire che cosa ci stava succedendo. Secondo me è una sfida ancora in corso. Noi non abbiamo gli elementi per dire che siamo nelle condizioni di capire quello che sta succedendo. Vi faccio un esempio molto semplice. Prendete solamente lo smart working. Tutti dicono che lo smart working funziona. Noi non siamo nelle condizioni di dire se lo smart working funziona. Perché lo smart working magari funziona in questa fase un po' emergenziale, ma non sappiamo quali saranno le ricadute se continuiamo a fare lo smart working da qui a 5 anni. Quindi questa è una grossa variabile che rimane in sospeso, no? Non abbiamo, pur con tutti gli sforzi che possiamo fare di analisi e di ricerca, questo elemento, come tanti, rimangono in sospeso, cioè non siamo nelle condizioni di dare una risposta. E questo però, proprio perché la sfida è qualcosa che ci invita alla partecipazione, a prendere posizione, è stata una anche delle molle che ci ha spinto a fare il manifesto, no? Metterci alla prova per capire se eravamo nelle condizioni di capire che cosa stava succedendo. Prima ancora di trovare le soluzioni, eh? Questo è un passaggio successivo. Prima ancora delle soluzioni. Però poi l'altra cosa è questa: la nostra comunità di scienziati sociali, di sociologi urbani, dell'ambiente e del territorio,
ad un certo punto sono state mosse, sono state fatte richieste molto precise. Ci chiedevano che attraverso i media o i colleghi, i vari consessi, congressi, seminari, di dire che cosa sarebbe successo da qui a breve in conseguenza del Covid. Quindi non solo si trattava di capire la realtà attuale, ma anche di fare previsioni, cosa difficilissima, cosa complicatissima. Voi sapete, i sociologi non amano molto essere considerati come i maghi che leggono nella sfera di cristallo. Spesso sono altri che fanno questa operazione. Però era impressionante, no? Questo tipo di richieste, di dirci che cosa sarebbe successo. Da qui a breve, nel breve termine, oppure da qui a un anno. Quindi non era solo una crisi di tipo epistemologico, ma era anche una crisi dal punto di vista previsionale, della capacità che noi potevamo avere nel dire che cosa sarebbe successo. E quindi anche, se vogliamo, di prefigurare degli scenari, la prefigurazione degli scenari. Noi questa sfida non abbiamo rinunciato col manifesto, no? Cioè abbiamo cercato di capire il problema, abbiamo cercato di individuare, abbiamo visto dei problemi e delle proposte, ma nella consapevolezza però nello stesso tempo che era un'operazione molto difficile, molto complicata. Non siamo noi nelle condizioni ad oggi di dire con precisione che cosa sta succedendo, non siamo nelle condizioni, dal mio punto di vista, di dire che cosa accadrà tra una settimana, un mese, un anno, dal punto di vista del mutamento della società, dal punto di vista del cambiamento delle nostre città, però nello stesso tempo non possiamo noi come sociologi urbani, proprio perché sentiamo questa domanda sociale che ci viene anche dai media, ci siamo sentiti nelle condizioni di dover procedere a mettere ordine in questa materia, quantomeno, come dire, confrontarci tra di noi, segmentare i vari ambiti, dal turismo piuttosto che alle questioni legate al tempo, piuttosto che alle questioni legate alla sanità. Abbiamo cercato di mettere ordine e quindi di dare un senso a questa materia così complicata che ci proponeva delle sfide, ripeto, di natura, non solo le sfide, ripeto, sulla sanità, sull'economia o quant'altro, ma proprio dal punto di vista della comprensione che noi abbiamo dei fenomeni. A questo si aggiungeva un'altra situazione che metteva un po' in crisi che generava questa crisi epistemologica e previsionale, e cioè il fatto, e qua concedetemi una citazione, il fatto che le nostre torri d'avorio, come dice Beck, non sono più belle dritte, stanno in piedi, ma stanno crollando, e la comunicazione e la costruzione della scienza è molto orizzontale. Cosa significa? Significa che tutti parlano di tutto. C'era una sovrabbondanza di comunicazione. Ma pensate anche a livelli micro. Io faccio parte di due WhatsApp con alcuni miei amici, va bene, sono piuttosto bravi, colti, istruiti, hanno posizioni importanti, ma io leggevo il WhatsApp, era come se fosse un altro telegiornale. Perché ognuno riportava le notizie che aveva raccolto, aveva fatto delle piccole elaborazioni, mi metteva sul WhatsApp un grafico, e quindi a questo punto c'era una orizzontalizzazione, non parliamo poi dei media, non parliamo dei blog, quindi c'era una orizzontalizzazione, la torre d'avorio nella postmodernità non c'è più. Prima era una torre d'avorio che aveva dei problemi, no? Nel senso che c'era qualcuno che pontificava e tutti sottubidivano. Adesso questa non c'è più, c'è una moltiplicazione delle notizie, delle informazioni, che non risolve la crisi epistemologica, non risolve la crisi previsionale, ma anzi genera molta confusione, genera una moltiplicazione dei saperi. Alcuni sono saperi esperti, altri invece sono saperi un po' improvvisati. Quindi in questo magma, in questa situazione, era secondo me necessario che i sociologi urbani, che da tempo studiano il territorio, prendessero una posizione, mettessero ordine nei materiali che hanno, per dire: noi ci siamo, abbiamo uno spessore analitico che io credo che sia appropriato, quantomeno per affrontare questi problemi, non per dare ancora delle soluzioni, no? Ma per costruire uno schema all'interno del quale si può ragionare. Ma mi sto già avviando alla fine della mia considerazione parlando della terza crisi. Quindi crisi epistemologica, crisi previsionale, la crisi progettuale.
Io ho pensato di fare questa breve nota crisi progettuale perché quando Elena mi ha invitato a questa conversazione mi diceva che forse poteva essere di interesse anche per urbanisti, architetti, chi opera in questo campo. Allora, la crisi progettuale secondo me è molto rilevante perché vi faccio un esempio. Perché noi non possiamo adesso, alla luce del Covid, modificare troppo profondamente le nostre città, come invece da più parti ci viene chiesto, no? Non sarà più come la città di prima, costruiamolo in modo diverso, diamogli un'altra forma, diamogli un'altra immagine, un'altra organizzazione degli spazi pubblici. Dal mio punto di vista, molto modesto ovviamente, noi non possiamo lanciarci in un ripensamento complessivo dell'organizzazione urbana delle città. Vi faccio un esempio di una battuta che ho avuto con una giornalista tempo fa che mi diceva, allora, come saranno le città? Bisognerà cambiarle e gli edifici, no? Gli ho detto, io non credo che d'ora in poi ogni edificio debba avere quattro ascensori, poiché su uno stesso ascensore ci può stare solamente una persona. Non possiamo pensare che allora automaticamente dobbiamo modificare gli spazi perché siamo in questa situazione. E quindi io ho coniato un po' questo termine, che spero è un ossimoro, che io chiamo l'urgenza della provvisorietà. Nel costruire noi abbiamo bisogno dell'urgenza, si fa urgente, ma essere provvisori. E noi non possiamo di punto in bianco dire che le nostre, proprio perché c'è la crisi epistemologica e la crisi previsionale, non possiamo dire, ecco, d'ora in poi facciamo gli edifici in questo modo, perché così un domani, se ci sono problemi di tipo sanitario, interveniamo in questo modo. Anche gli accessi agli edifici vanno completamente ripensati. No, questo noi non siamo in grado di farlo, ma possiamo fare forse micro interventi nella nostra città. Poi, penso che sia questa parola un po' di piano, no? Dei rammendi, questa urbanistica un po' ad agopuntura, piccoli interventi che risolvono queste situazioni attuali emergenziali, ma non le possono risolvere definitivamente perché non sappiamo effettivamente come sarà la situazione domani. L'altra cosa è questa, ad esempio, non mi piace, non condivido molto il fatto che si dica, ecco, questa era una società ammalata e il Covid ne è testimonianza. Non era una società ammalata, era una società dove c'era molta mobilità e quindi le persone si spostavano e la mobilità era un'occasione di emancipazione, di crescita. Parlavamo fino a ieri dello sharing economy. Sharing economy significa fare le cose insieme, il co-housing, il co-working, il prendere la macchinetta insieme, scusate, l'enjoy, e quindi io entro nella macchina che hai appena usato tu. E questi erano segni di grande emancipazione, di crescita, di sviluppo, che non andavano, che, come dire, non disegnavano una città o un mondo così malvagio, come se il Covid fosse venuto a punire una certa forma di comunità, no? Invece no, bisogna, come dire, cercare di recuperare quelle dimensioni che invece testimoniavano di una crescita e di uno sviluppo positivo. Poi c'erano anche, chiaro che c'erano degli aspetti negativi, noi sappiamo l'inquinamento e quant'altro, però rinnegare oppure pensare di voler cambiare completamente la società alla luce dei grandi progressi che erano stati fatti, ripeto, dal punto di vista anche della partecipazione, dell'innovazione sociale. Tutte cose che però prevedono densità, prevedevano vicinanza, comportavano una condivisione degli spazi fitta. Pensate alla densità, quanto è importante, no? Abbiamo detto che la fisicità, lo stare e quindi la riduzione delle distanze, quanto era importante, anche ad esempio con una popolazione come gli immigrati, no? Non fare i ghetti. È giusto non fare i ghetti, invece purtroppo stiamo andando verso dei nuovi ghetti. Dice la continuità fisica. La prossimità, la multiculturalità, sono tutti elementi che erano una testimonianza del fatto che, pur con tante contraddizioni, la nostra società si stava evolvendo. Quindi, se quella società è entrata in crisi, però, non pensiamone completamente un'altra dove noi ricostruiamo completamente le nostre città e dunque facciamo le case con quattro ascensori perché sull'ascensore ci può stare una sola persona per evitare, sapete, il contagio. Questo cosa significa? L'urgenza della provvisorietà,
per me è proprio questo, la necessità di fare piccoli interventi che risolvano le situazioni nei quali ci si trova, ma che possano lasciare aperto delle prospettive che ad oggi noi non conosciamo e che richiamano invece quei valori che in un modo o nell'altro costituivano i punti di riferimento prima del Covid. Se ho 2 minuti faccio alcuni esempi concreti. Ci sono tante proposte, ne cito 3. La città dei 15 minuti, lo smart working e il ritorno ai borghi. Queste sono alcune delle soluzioni che oggi vengono proposte. Città dei 15 minuti, sapete in cosa consiste, è un modello parigino. Bisogna organizzare il territorio in base a questo principio, che ciascuno camminando per 15 minuti riesce a raggiungere tutti i servizi di cui ha bisogno e quindi se ne sta in quel quartiere. Perché se io posso lavorare nel mio quartiere, ho i servizi di prossimità, ho il commerciante che mi vende la frutta e la verdura, ho la posta e tutto in 15, e posso anche lavorare magari in una stazione di lavoro lì vicino, perché lo smart working è diverso dal telelavoro, comunque posso comunque rimanere, ecco, quello lì si crea un ambiente, un contesto che richiama un po' il villaggio e dove quella potrebbe essere una soluzione. Ma questa può essere una soluzione per dei giovani? Può essere una soluzione per gli adolescenti, la cui unico, giustamente, obiettivo e finalità della vita è quello di uscire dal proprio quartiere, è quello di vivere la città, è quello di viaggiare. Quindi l'organizzazione di queste macro aree dove si fa tutto in 15 minuti, io sinceramente non mi sento di ripensare una città fatta in questo modo. Lo stesso vale per il ritorno ai borghi. Io questo ho anche, come dire, esperienze personali, perché ho anche una casa in un borgo sugli Appennini. Beh, è complicata la faccenda. È complicata nel senso che spesso non ci sono i collegamenti, e spesso, scusate la banalità, i figli dei contadini sono tutti laureati e hanno la necessità veramente di viaggiare, di andare nella città. E poi per vivere in campagna bisogna anche coltivare la terra, perché se si va solo a fare la nuova elite contadina che sta lì e pensa di lavorare tutto il giorno a casa, mentre tutto attorno la natura si inselvatichisce, perché nessuno più la coltiva, perché tornare alla terra come noi rurali, ma non avere voglia di alzarsi alle 6 di mattina per arare il campo, è un aspetto da tenere in considerazione. L'ultimo è lo smart working. Ripeto, con le cose che ho detto inizialmente, e cioè che noi non sappiamo quali sono le conseguenze dello smart working al momento. Sappiamo, magari funziona adesso, in questa fase, come dire, riusciamo a fare le stesse cose. Ma un'azienda che per 2 o 3 anni non vedrà mai un momento dove le persone si incontrano, che cosa questo può generare? Poi ci sarà qualcuno che invece va sul posto di lavoro, avrà dei vantaggi dal punto di vista della carriera. Sai, ci vediamo tutti i giorni qua, ma l'andare forse è un valore aggiunto. Quindi su molte cose noi non sappiamo. Detto questo, proprio perché si trattava di cercare di organizzare un pensiero anche strutturato su varie tematiche, si è pensato di fare questo manifesto, che è un po' come dire, ecco, noi sfidiamo il mondo, sfidiamo il Covid dal punto di vista della possibilità di interpretare cosa succede, di quelli che sono i problemi e di quelli che possono essere anche dei tentativi di soluzione. Ma c'era la consapevolezza in tutti coloro che hanno scritto il volume che non era una soluzione definitiva, che era un work in progress, che non possiamo improvvisamente mutare tutto perché abbiamo avuto questo Covid. E quindi, niente, questa è un po' la filosofia che ha dato corpo al manifesto. Grazie infinite, Giampaolo. Hai messo l'accento sul tema della urgenza della provvisorietà. In questo momento di transizione, dare delle soluzioni significa quasi dare delle soluzioni significa in questo momento tentare di risolvere qualcosa nella stessa cornice dei problemi in cui questi problemi che si vogliono risolvere sono sorti. Quindi in fondo l'urgenza della provvisorietà a cui richiama è una, in realtà è quel salto di senso, cioè su un altro piano,